Mini recensione e richiesta tramite donazione Patreon da Snack Plisken. Mi chiede di parlare del film La 36esima camera dello Shaolin, diretto alla stragrande da Kowloon Kong, con un grandissimo Gordon Liu come protagonista, che poi tutti ricorderanno in Kill Bill a fare il maestro e via dicendo. E, insomma, e questo è un classico, La 36esima camera dello Shaolin, per chiunque come me ami le arti marziali. Un film meraviglioso, secondo me, sotto il punto di vista estetico, dei costumi, della messa in scena, della recitazione, della storia appunto di questo Yute, un giovane in fuga praticamente dalla distruzione dei Tartari, della propria famiglia e tutto il resto, che si rifugia dentro questo tempio Shaolin, dove vuole praticamente meditare vendetta e vuole imparare appunto a fare il Kung Fu. E quindi per diventare un monaco Shaolin di botte e tutto il resto deve esercitarsi in queste 35 camere fino a sconfiggere poi il maestro, per cercare insomma di portare a casa la sua vendetta. La trama è tutta qui, ma è un film veramente incredibile per come mette in scena questi allenamenti continui, e veramente bellissimi, per come le coreografie sono studiatissime, per l'uso meraviglioso di una fotografia che riprende quasi l'estetica del tempo. Un film che porta avanti in un certo senso le arti marziali di tantissimo, sconosciuto più o meno da noi, anche se è uscito nel periodo post Bruce Lee, dove usciva un po' di tutto fortunatamente le arti marziali. Io lo vidi da ragazzo al cinema, proprio nei cinema di serie C, e poi fortunatamente sono riuscito a recuperarlo da un video, perché è un film veramente bomba. Questo è un film dove Gordon Liu tira fuori tutta la sua forza come artista marziale, ma anche come attore, perché il film è veramente ben recitato. C'è un'ottima colonna sonora, ripeto, ci sono dei combattimenti enormi, e tutta la crescita del nostro, che va di pari passo con quella del suo essere così forte, con la sua crescita spirituale, al di là di tutto quello che può parlare esternamente, è concentratissimo su ciò che sono le arti marziali, su come vanno messe in scena, su un montaggio straordinario e su un livello proprio di racconto che diventa eccellente, proprio per la fatica che il nostro vediamo che sul nostro vediamo crescere ogni momento di più, la mancanza invece di fatica che abbiamo noi spettatori nel seguire questa epopea epica, eppure così coi piedi piantati per terra. Il nostro pelato con quei pantaloni neri è eccellente e regala totalmente una delle esperienze cinematografiche più belle di quel periodo, che si amino le arti marziali oppure no. Chiaramente è un film di quel tipo di genere che, anche se inizia con le persecuzioni e tutto, sono quasi un McGuffin per portarci in realtà a farci arrivare alla 36esima camera, quella che il nostro vuole per insegnare al popolo appunto tutte le arti marziali che lui ha imparato, e la vendetta e via dicendo. Per me questo è veramente un filmone, uno di quei classici film dovete cercare per forza. Si è garbato Kill Bill, quella roba qui ruba metà delle inquadrature Tarantino giustamente per inserirle nella sua storia, ma qui il film si muove, si snoda veramente alla velocità della luce, attraverso una crescita che è anche quella dello spettatore, che fa sempre più che si fa sempre più immergere in una storia ganzissima, dove la semplicità della stessa in realtà ribalta i concetti così difficili e interessanti che vuol portare avanti il film. Quindi il film è pieno di epicità, è pieno di filosofia, chiaramente come usava specialmente nel periodo e come usa sempre nel cinema di arti marziali, di quello fatto stralusso. Quindi che vi posso dire di più? Il link Amazon è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante per grazie del super grazie per donare direttamente su YouTube, e poi seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E insomma, e questo, La 36esima camera dello Shaolin, è un acquisto obbligato per tutti quelli che amano il cinema d'azione, il cinema di arti marziali, il cinema di Hong Kong, e per chi ha anche amato Kill Bill, e ritroverà in questo film tante idee che insomma Tarantino ha portato e riportato appunto nella sua bella opera.